Accadde a Roswell, nel Nuovo Messico centrale, la sera del 2 luglio 1947. Uno, forse due UFO, precipitarono nella zona di Corona e nella piana di San Agustin. Intervennero reparti militari americani specializzati nel recupero di rottami ed eventuali superstiti. Ma per ironia della sorte, furono dei civili a scoprire i corpi di piccoli umanoidi stesi accanto alla loro macchina volante, ormai inerte sulla nostra terra. Io vedo abbastanza improbabile un gruppo di civili che va per caso a imbattersi in questo discorso. Vabbè, nulla può essere escluso, d'accordo a priori, però lo vedo molto improbabile. Sicuramente un evento simile, data la relativa vicinanza di certe strutture militari con le apparecchiature del caso, io penso che sarebbe stata in qualche maniera rilevata. E non so se l'idea che gli UFO spesso possono non venire segnalati serva a spiegare questo discorso. Io penso che tutto questo sarebbe stato in qualche maniera riscontrato e rilevato precedentemente e avrebbe consentito quindi ai militari comunque di arrivare lì sul posto in prima battuta. Era estate. Il mondo lentamente si stava riprendendo dalla più terribile guerra della storia. E sarebbe giusto dire che, almeno per l'America, le cose stavano tornando alla normalità. Normalità. Una parola interessante. Nel giugno del 1947, l'uomo d'affari Kenneth Arnold stava pilotando il suo aereo nei pressi di Mount Rainier, Washington State, quando vide qualcosa di non normale. Più tardi descrisse 9 oggetti, un gruppo di dischi che sfrecciarono nel cielo, dischi volanti. Ai giornali piacque il termine, dischi volanti, e in poco tempo ad ogni articolo pubblicato, ad ogni notizia sugli UFO, aumentava il numero delle persone che li vedeva, ripetutamente e sempre più spesso. Qui in New Mexico, fra il giugno e il luglio 47, le cronache riportarono molteplici avvistamenti di dischi volanti, alcuni autentici, altri no. In certi casi il fenomeno fu attribuito a cause naturali, come effetti di riflessione ottica, miraggi o inversioni termiche. Ma cosa dire di quelli inspiegabili? Se quelle luci erano davvero velivoli, a chi appartenevano? Cosa le aveva portati fin qui? E infine, perché il New Mexico? Fu un avvenimento che colpì l'intero genere umano. Dalla prima bomba atomica sganciata su Hiroshima, nessuno sarebbe stato più sicuro sulla Terra. Ecco perché, quando quelle strane luci apparvero nel cielo, ovviamente le gerarchie militari americane sospettarono dei russi. Ma c'era chi la pensava diversamente. Come scrisse il poeta John Donne, nessun uomo è un'isola, almeno limitatamente al nostro pianeta. Ma poniamo che le onde generate dalle scosse atomiche abbiano potuto viaggiare verso lo spazio e che qualcuno lontano nell'universo fosse all'ascolto. La prima bomba fu sperimentata in New Mexico, ad Alamo Gordo, a circa 100 miglia a sud-ovest di Roswell. Era il 16 luglio 1945, un anticipo di 2 anni rispetto al primo rapporto ufficiale di avvistamento di un disco volante. Dopo la guerra, la ricerca sugli armamenti missilistici proseguì ad Alamo Gordo e in una regione vicina chiamata White Sands. Sembra il Sahara, ma non lo è. Sembra una distesa di sabbia, ma non lo è. Sono dune di gesso biancastro, un inganno della natura. Non lontano da qui c'è un altro posto che a prima vista inganna. È l'installazione missilistica top secret di White Sands. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti trasferirono più di 100 scienziati tedeschi a Fort Bliss, nei pressi di El Paso, Texas, a 2 ore di macchina da qui. Gli affidarono la progettazione di razzi. Il loro capo era Werner von Braun.
Il 16 aprile 1946 gli americani lanciarono la loro prima versione di un razzo tedesco V2 proprio dall'impianto di White Sands. Altri razzi V2 furono sperimentati con successo il 13 giugno, il 10 ottobre e il 17 dicembre. Quest'ultimo raggiunse un'altitudine di 116 miglia. Intanto, a Roswell, New Mexico, l'unica forza di intervento nucleare al mondo era costantemente in stato d'allerta. Era il Bomb Group 509 dell'Army Air Force statunitense, che disponeva di un arsenale di 15 bombe atomiche. In questa mappa si possono notare tre aree disposte a triangolo. In basso a sinistra, la rampa lanciamissili. In basso a destra, l'aeroporto militare di Roswell, quartier generale del 509° e dell'arsenale nucleare. In alto al centro, il luogo del misterioso incidente avvenuto il 2 luglio 1947. E allora, che cosa precipitò qui? Un aereo di ricognizione nemico? Un U-2 sperimentato male dai sovietici? Queste ipotesi si dimostrarono subito infondate. Infatti, l'aeronautica militare e il Pentagono si affrettarono a imbastire una storia di copertura. Oggi ne abbiamo la certezza. La versione ufficiale dei fatti fu contraffatta. In questa regione così vasta, sulle alture desertiche di Lincoln County, il cielo e la terra formano un'unica sconfinata distesa. Spazzata dal vento, è un pascolo perfetto per gli armenti. E il tempo passa, paziente e immutabile, come gli occhi di un vecchio indiano. Qui viveva e lavorava da sempre un allevatore. Il suo nome era Mac Brazel. Il mattino del 3 luglio, Brazel rinvenne dei misteriosi rottami, sparsi su una superficie larga poco meno di un paio di chilometri. Erano ovunque. Spuntavano sulla sabbia bagnata e dalle buche piene d'acqua piovana. La notte precedente un violentissimo temporale aveva investito il deserto e Mac Brazel ricordava di aver udito un tuono più forte di tutti gli altri, troppo forte per essere un tuono. Nell'osservare i rottami disseminati tutto intorno, Brazel si chiedeva: sarà stato un tuono o è stata un'esplosione? C'erano frammenti di metallo, o meglio lamine metalliche, e altro materiale piuttosto leggero, simile a balsa, e ancora strane fibre o filamenti e sottili barre sulle quali erano incisi simboli che gli ricordavano certe iscrizioni su argilla dei Pelle Rossa, i cosiddetti disegni petroglifici. In seguito altri testimoni li avrebbero descritti come assai simili a geroglifici egiziani. Comunque, Mac quel giorno non poté condurre le sue pecore attraverso quello che da ora in poi chiameremo il campo dei rottami, per raggiungere una fonte a più di un miglio di distanza. Gli animali ci giravano attorno. Brazel raccolse alcuni pezzi e li fece vedere ai suoi vicini Floyd e Loretta Proctor. Ci aveva descritto quella roba. Noi lo consigliamo di andare a Roswell per fare un rapporto alle autorità, visto che c'era un premio per chi avesse segnalato UFO. Beh, allora li chiamavano dischi volanti. Quella sera, dopo la visita a Loretta Proctor, Mac tornò di nuovo al campo dei rottami. Secondo suo figlio Bill, Brazel raccolse un frammento piuttosto grande e lo sistemò in questo riparo per il bestiame, 3 miglia a nord dal luogo dell'incidente, ancora in buone condizioni dopo 50 anni. Fu così che vennero a galla i primi racconti riguardanti un allevatore che aveva trovato un disco volante e lo aveva custodito in un fienile. Mac aveva ancora del lavoro da fare. Per 2 giorni, il 4 e 5 luglio, si occupò del gregge. Poi il 6 si alzò di buon mattino, mise tutto a posto e si recò a Roswell. Per prima cosa Mac andò all'ufficio dello sceriffo e le cose presero un'altra piega. Lo sceriffo George Wilcox mandò 2 suoi vice al ranch e si mise in comunicazione con la base aerea militare di Roswell. Come conseguenza, il maggiore Jesse Marcel, del 509° Bombardieri, si precipitò dallo sceriffo, insieme a un uomo dei servizi segreti in borghese, poi identificato come agente Kevitt. Ascoltato Brazel, Marcel informò il comandante del 509°, il colonnello William Blanchard. Questi ordinò a Marcel e all'agente speciale di recarsi al ranch, in compagnia dello stesso Brazel. La strada oggi non è migliore di allora. Arrivarono che faceva già scuro. Intanto i 2 vice sceriffo erano già ritornati a Roswell con la loro versione dei fatti. Dissero di non essere riusciti a individuare il campo con i rottami, ma che sul terreno da pascolo avevano rinvenuto un'impronta a cerchio con la sabbia liquefatta e vetrificata.
Il maggiore, l'allevatore e l'agente dei servizi segreti trascorsero la notte nel rifugio al pascolo. Durante la serata, il maggiore Marcel tornò qui al recinto del bestiame e portò con sé un contatore Geiger per rilevare il grado di radioattività nel rottame che Brazel aveva conservato. Non era radioattivo. Il giorno seguente, 7 luglio, stiparono i rottami per quanto si poteva nella Buick del maggiore e nella Jeep dell'esercito. All'imbrunire si diressero verso Roswell. Don Schmidt dirige le unità investigative del Center for UFO Studies di Chicago. Kevin Randall è un agente dell'intelligence ed è nella riserva dell'Air Force americana con il grado di capitano. Nel settembre del 1989, il Center for UFO Studies aveva organizzato i primi lavori di scavo dove ritenevamo fosse avvenuto l'UFO crash. Il team comprendeva 10 ricercatori, fra cui 3 scienziati, 2 esperti archeologici, 2 tecnici del laboratorio nazionale. Ci concentrammo sia sul campo dei rottami, sia sulle zone limitrofe. Avevamo una remota speranza che fra caverne ampie anche 200 metri, con una buona attrezzatura archeologica, si potesse trovare qualcosa. Secondo Schmidt e Randall, sin dall'inizio il colonnello Blanchard e gli uomini del suo staff erano convinti che laggiù, in mezzo al deserto, c'era l'equipaggio del velivolo precipitato e che possibilmente qualcuno era ancora in vita. Nel pomeriggio dell'8 luglio, Mac Brazel sorvolò l'area dell'incidente a bordo di un aereo militare per collaborare alla ricerca di sopravvissuti o di cadaveri. In precedenza, Kevin Randall aveva già ricostruito la rotta di quel volo. Stavolta c'era a bordo una nostra telecamera. Il volo di ricognizione dell'8 luglio faceva parte di uno schema di ricerca del Bomb Group 509 per individuare ulteriori residui della nave. Infatti, i frammenti dello scafo potevano essere stati scagliati oltre il campo dei rottami. McBrazel era a bordo dell'aereo, conosceva molto bene i punti di riferimento e nel caso altre parti dello scafo fossero state localizzate, Brazel avrebbe potuto indirizzarli prontamente verso il luogo dell'incidente. L'oggetto aveva sfiorato il campo dei rottami, oltre quel costone, e stava riprendendo un po' di quota. Kevin non ha dubbi. Lo scafo volò ancora per alcuni secondi dopo l'esplosione, percorse circa 3 miglia e quindi precipitò alla base del costone roccioso che potete vedere focalizzato. Questo, secondo Kevin Randall, è il punto di impatto. Per ironia della sorte, i primi a raggiungerlo furono dei civili. Le descrizioni di un secondo punto d'impatto furono fornite da 3 testimoni diversi, un ingegnere civile, un archeologo e un militare, tutti testimoni oculari. Probabilmente il posto fu individuato anche durante la ricognizione aerea con Mac Brazel. Secondo le testimonianze, praticamente identiche, un velivolo di forma circolare si era schiantato in un atterraggio di fortuna. Accanto al disco, distesi sul terreno, c'erano diversi corpi di piccoli umanoidi, alti forse meno di un metro, molto esili e con teste molto grandi per gli standard umani. Ecco per Randall e Schmidt lo scenario quanto mai verosimile di quanto accadde la notte del 2 luglio 1947. L'UFO avrebbe impattato con la Terra in 3 punti diversi: il campo dei rottami, il cerchio di sabbia vetrificata e questo posto dove si ritiene che il disco e i suoi occupanti furono rinvenuti. Sorpresa da una tempesta elettrica, la nave subisce un'avaria. Perde quota sino a sfiorare la Terra o persino atterrare per alcuni secondi. Il calore intenso dell'astronave liquefa la sabbia. L'oggetto è ancora in gravi difficoltà, ma riesce a proseguire per poche miglia, lasciandosi alle spalle il campo disseminato di rottami e, infine, un viaggio di anni luce nello spazio termina nel deserto del New Mexico. Per i membri dell'equipaggio, feriti e abbandonati a se stessi, la fine è inevitabile. Certamente la struttura militare di fronte a questo evento è stata colta abbastanza impreparata in prima battuta. Deve però essere stata in grado di reagire di conseguenza. La macchina militare americana era molto precisa e molto schedulata in questi come altri casi.
Quindi probabilmente l'intervento c'è stato, anche se diciamo probabilmente è filtrato qualcosa fra le maglie di tutto questo. E allora chiaramente le ipotesi sono due: o davvero ci troviamo di fronte a un evento che si colloca più indietro nel tempo e di cui Bresel, insalutato ospite, si è trovato poi a scoprirne una piccola parte, con la conseguenza che ha tirato fuori ogni cosa in pratica, o se no in effetti potremmo anche ipotizzare un evento che è stato in realtà totalmente gestito dai militari americani in prima battuta, senza alcuna comunicazione all'esterno, e che invece successivamente se ne sia vista un eco che diciamo potrebbe anche spiegare un po' il tutto. L'8 luglio, dal momento in cui venne individuato il secondo punto di impatto, la sequenza degli avvenimenti si fece serrata. Appena raggiunto il luogo, i soldati scoprirono che un gruppo di civili li aveva preceduti e alla base i telefoni impazzirono. Il mondo fu scosso da un comunicato stampa ufficiale che annunciava che il 509esimo aveva recuperato un disco volante. Walter Holt risiede ancora a Roswell dall'epoca del suo congedo dall'Air Force. Il tenente Holt era il responsabile del servizio informazioni del 509esimo. Il testo del suo comunicato diceva: «Le voci riguardanti il disco volante sono diventate una realtà ieri, quando l'ufficio intelligence del Bomb Group 509 ha avuto la fortuna di impadronirsi di un disco». Sono convinto che sia io che il colonnello Blanchard fummo incastrati. L'unica ragione plausibile è che volessero occultare la storia e mantenere ogni informazione riservata. Martedì 8 luglio. Al mattino, il maggiore Marcel fece rapporto al comandante del Bomb Group 509, il colonnello William Blanchard. Il colonnello ordinò al capo della polizia militare di delimitare il campo dei rottami e di mettere sentinelle per impedire qualunque accesso all'area interessata. Quindi il colonnello Blanchard riferì al quartier generale della 8th Air Force a Fort Worth e ben presto il Pentagono spedì un aereo con un reparto speciale da Washington a Roswell. Nella stessa mattinata, verso le 11, il tenente Holt terminò il comunicato. Ne avrebbe consegnato copie ai due quotidiani e alle due stazioni radio di Roswell. Tutti gli organi di informazione sono collegati per telescrivente ad agenzie come l'Associated Press, la Reuters o la UPI. Al giorno d'oggi le notizie pervengono a Roswell Daily Record via computer. Ma anche allora, nel 1947, un dispaccio da Roswell poteva raggiungere il mondo intero in pochi minuti. Ed è esattamente quello che avvenne. L'8 luglio, a mezzogiorno, ogni linea telefonica per Roswell era intasata. Al 509esimo, lo stesso colonnello Blanchard non riusciva a prendere una linea esterna. Era impossibile. Per le 4 del pomeriggio, dopo aver collaborato alla ricerca del secondo punto di impatto, Mac era rientrato a Roswell. Quello che seguì fu una classica gaffe dei militari. Mac Bresel riuscì a eludere la loro sorveglianza, ma Walt Whitmore, titolare della stazione radio KGFL di Roswell, lo aveva rintracciato. Sentiamo in merito il socio di Whitmore, Judd Roberts. Sì, lo aveva trovato e gli aveva suggerito di recarsi presso la sua abitazione sulla parte opposta della città. In sostanza avrebbe potuto fornire ulteriori informazioni che ritenevamo necessarie. All'epoca si disse che lo avevamo sequestrato e segregato, ma credo che una definizione più simpatica sia che gli offrimmo un posto dove trascorrere la notte, lontano da un sacco di gente che avrebbe posto troppe domande. Mentre le telefonate arrivavano da ovunque, da Londra a Hong Kong, il Roswell Daily Record uscì con un titolo incredibile in prima pagina. Il giornale basò la sua storia sul comunicato stampa del tenente Holt. Ma oggi, dopo oltre 40 anni, sappiamo che i media sarebbero stati tagliati fuori dalla verità e serviti a dovere con un alibi. Ufficiali dell'esercito scovarono Mac Bresel e lo arrestarono. Dovette subire ore di intensi interrogatori e una visita medica quanto mai accurata. Poi, il 9 luglio, alla stazione radio KGFL, Walt Whitmore ricevette una telefonata molto speciale da Washington. Gli fu intimato di non trasmettere l'intervista con Mac Bresel.
Ci fu consigliato che, se volevamo continuare a mantenere la nostra licenza, non dovevamo trasmettere l'intervista perché, se l'avessimo passata, avremmo avuto 24 ore per trovarci un altro lavoro al posto di quello radiofonico. I militari, a quel punto, perquisirono le redazioni delle stazioni radio e dei giornali di Roswell. Sequestrarono tutte le copie del comunicato stampa e qualunque altra cosa attinente. Poi, il 9 luglio, Mac Brazel, sotto scorta armata, si presentò alla stazione radio KGFL con una storia nuova di zecca e per nulla simile alla precedente riferita a Walt Whitmore. Appena individuato il secondo punto di impatto, i militari accelerarono i tempi. Mac Brazel aveva fornito coordinate importanti per la manovra delle truppe di terra. Ma prima dei militari, un ingegnere civile che stava effettuando un sopralluogo si imbatté per caso nella scena. Si chiamava Grady Barnett, descritto da tutti come uno coi piedi per terra. L'amico più caro di Barnett era Vern Maltese. È stato lui a riferire lo straordinario racconto di Barnett e la descrizione dei corpi degli alieni. Mi disse, bene, ti sto per raccontare qualcosa che davvero non dovrei divulgare. E mi spiegò di come si trovò di fronte a quell'oggetto di forma circolare praticamente spaccato in due. Lui uscì dal furgone e si avvicinò. E c'erano quattro esseri che giacevano sul terreno. Erano alti da 80 centimetri a un metro. Avevano indosso delle tute di color argento. Sembravano molto aderenti e li ricoprivano completamente, ad eccezione della testa e delle mani. La forma del cranio di quegli esseri sembrava a pera ed era priva di capelli. Le mani si vedevano bene. Barney era arrivato lì da poco, aveva preceduto un gruppo di archeologi di alcuni minuti e poi sono apparsi quelli dell'esercito che hanno circondato la zona. Cominciarono a gridare contro tutta la gente presente, contro il signor Barnett e gli archeologi, a urlargli ordini che non avrebbero dovuto rendere nota la faccenda a nessuno e che quello che avevano visto dovevano cancellarlo dalla memoria per sempre. Barnett precisò di essersi trovato vicino ai corpi tanto da poterli quasi toccare, quando arrivò anche il gruppo di archeologi e di studenti. Se la storia è vera, allora si trattò di un insieme di testimoni altamente qualificati in grado di fornire prove concrete. In altre parole, prove inconfutabili. Ma vediamo cosa accadde. I militari agirono con decisione. Coprirono i corpi. Riunirono gli archeologi, gli studenti e l'ingegnere in un solo gruppo e li fecero girare in modo che non potessero più vedere. Era un problema di sicurezza nazionale. Se qualcuno avesse parlato, il governo lo avrebbe saputo e avrebbe provveduto a rintracciarli uno per uno. I soldati li scortarono lontano dalla scena, nell'oscurità. Grady Barnett raccontò dei cadaveri al suo capo, ma questi lo ridicolizzò adducendo fumose spiegazioni. Dopodiché Barnett tenne per sé tutti i dettagli, parlandone solo con i suoi familiari e il suo più caro amico Vern Maltese. Barnett morì nel 1969. Gli archeologi e gli studenti uscirono di scena, forse condotti a una grossa università nel nord-ovest. Per anni nessuno riuscì a rintracciarli. Infine, nel 1975, una donna ormai in fin di vita a causa di un cancro rilasciò una dichiarazione a un'infermiera dell'ospedale comunale di St. Petersburg, in Florida. Prestavo servizio nel reparto malati terminali. C'era una paziente e un giorno mi stavo apprestando a farle il bagno quando mi apparve insolitamente molto nervosa. Aveva paura, come se qualcosa la minacciasse. Mi chiese se potevo tirare la tenda per vedere se c'era un altro paziente nel letto vicino. E le dissi che non c'era nessuno. La cosa mi sorprese perché di solito era più tranquilla. In effetti spesso si limitava a ripetere un nome in particolare. A quel punto cominciò a dire che aveva bisogno di raccontare quella storia a qualcuno per forza. Disse proprio così. E me lo sono tenuto dentro per tanto tempo. E raccontò che molti anni prima le capitò di fare un'escursione con un gruppo di persone a raccogliere rocce. Disse, in verità non avrei dovuto essere lì, ma c'ero e avrei preferito non esserci. A un certo punto si trovarono di fronte a una collina. Salirono su in cima. E allora videro un grande e lucido oggetto e
Decisero di avvicinarsi per vedere meglio. Quando furono sul posto, l'oggetto apparve nella sua interezza. Era circolare ed era adagiato sul terreno e la signora mi disse: per terra c'erano come delle coperte o qualcosa di simile. Allora uno degli uomini della spedizione si fece avanti e tirò via le coperte e sotto c'erano delle persone molto piccole. Non poteva credere ai suoi occhi. Erano proprio creature piccolissime. Disse che avevano delle teste sproporzionate, enormi occhi, ed erano ricoperte con del materiale brillante. Non ricordo se me ne precisò il colore, mi sembra fossero blu, ma non ne sono certa. Però disse che era molto splendente e quasi fluido. A quel punto la signora cominciò a smaniare e mi disse: non azzardarti a dirlo a nessuno, e ripeté decisamente: assolutamente a nessuno. Guardava con gli occhi sbarrati tutto intorno alla stanza come in crisi paranoica e disse: possono trovarti sempre. Io le chiesi: chi è che può sempre trovarti? E lei: è il governo sa come trovarti. Mac Brazel fu visto a Roswell un paio di giorni dopo e le voci si fecero più insistenti. La gente era dell'idea che il Pentagono stesse perdendo il controllo. Intanto il generale Roger Ramey portava avanti il suo gioco. Contrariamente a quanto si potesse pensare, tutto faceva parte di una ben orchestrata operazione di controinformazione. Ramey comandava l'ottava Air Force di stanza a Fort Worth, in Texas, quartier generale da cui dipendeva il 509. Prima ancora che gli uomini del 509 cominciassero a raccogliere i rottami e cercare i corpi, il quartier generale era in linea diretta con il Pentagono. Nel mattino dell'8 luglio fu organizzato il volo con un team di forze speciali da Washington all'aeroporto di Roswell. Il generale e il Pentagono erano sul punto di coprire tutto. Per costruire un alibi convincente, il generale Ramey ordinò al colonnello Blanchard, comandante del 509, di inviare l'agente speciale maggiore Marcel a Fort Worth. Marcel portò nella stanza del generale alcuni frammenti dei rottami chiusi in una piccola scatola che lasciò sulla scrivania del generale. Ramey gli disse di seguirlo in un'altra stanza per consultare insieme una mappa. Rientrati nella stanza di Ramey, la scatola era sparita. Al suo posto c'era un pallone sonda piuttosto danneggiato. Fu allora che Ramey convocò i giornalisti. È stato solo un errore, esordì il generale, da parte di Marcel e del Bomb Group 509, e aggiunse: piuttosto, questo è un nuovo tipo di pallone. Così a metà pomeriggio il caso era chiuso, ma come sappiamo parte dei rottami era stata consegnata al generale nella stessa mattinata. E allora come mai, se si trattava solo di un pallone meteorologico, non lo aveva detto subito? Per disinnescare la bomba e tranquillizzare il Pentagono. Il dottor Jesse Marcel aveva 11 anni quando suo padre, il maggiore Marcel, arrivò una notte a casa con la macchina carica di strani oggetti. Il dottor Marcel vive a Helena, in Montana. Il papà svegliò lui e la mamma verso le 2 del mattino e mostrò loro le cose che aveva trovato. Non avevo mai visto nulla del genere. Ciò che mi colpì maggiormente di quei materiali furono le incisioni su alcune parti dei rottami. Erano come barre o raggi sulla cui struttura era impressa una specie di scrittura. Pensai che assomigliavano a geroglifici, ma non lo erano davvero. Sembrava invece una scrittura a forme geometriche e simboli, specialmente lungo la superficie di ogni barra. La tinta, o meglio la gradazione di colore, appariva porpora, sembrava impressa a sbalzo nel metallo stesso. Per me questo resta l'elemento più peculiare di quei rottami. So per certo che non si trattava di un pallone meteorologico o di un bersaglio radar, come dichiarato dall'Air Force, perché pur essendo un ragazzino, ero già in grado di distinguere i palloni da quello che avevo davanti. Infatti usarono il pallone come depistaggio rispetto alla straordinaria natura dei rottami e compresi che sotto c'era qualcosa più che fuori dal comune. La mia conclusione fu che era roba che veniva da un altro mondo. Nel maggio del 1990 il dottor Marcel ha accettato di sottoporsi a ipnosi. Don Schmidt e i suoi colleghi volevano scavare ulteriormente nella mente del dottore per cercare di ridisegnare i simboli indecifrabili presenti su quelle barre che sembravano raggi strutturali.
Un cerchio a... Un cerchio come? Apposto su un quadrato. Sovraimpresso in un quadrato. Sovraimpresso in un quadrato. Il quadrato è all'interno del cerchio o fuori dal cerchio? Dentro. Qui, sul campo dei rottami, mentre il generale stava rendendo nota la storia del suo pallone meteorologico, gruppi di tecnici erano ancora al lavoro con macchine pesanti. Immaginate, blocchi stradali, armi automatiche e almeno 60 uomini su autocarri, tutti per recuperare un pallone come questo. Palloni meteorologici che più volte erano stati recuperati anche da civili. Erano abbastanza piccoli per entrare nel bagagliaio di un'auto, incluso il nuovo modello cui aveva fatto riferimento il generale. In effetti, McBrazel disse di conoscere quei palloni perché alcuni erano caduti nel suo ranch. Nonostante le pressioni dei militari, Mac avrebbe sempre ribadito che i rottami disseminati su quel pezzo di terra che le pecore evitavano erano del tutto differenti. E ovviamente i palloni meteorologici non hanno passeggeri. Neppure così piccoli come quelli trovati presumibilmente nel secondo punto d'impatto. Ora, tornando alle voci che circolavano a Roswell, se erano stati rinvenuti degli esseri, è vero che uno di loro era ancora vivo?